Buonasera, lunedì 19 aprile. Non vedevi l'ora. Non vedevo l'ora di urlare tutto il mio entusiasmo. E che dice la bionda pantegana? Come inizia la settimana? Dico solo questo e poi lanci la sigla. Oggi sveleremo quando finirà la pandemia. Sigla! Quindi le tue fonti fantastiche, solo tu sei in grado di anticipare questa data. Noi veramente l'avevamo detto da molto tempo. Ecco. Quello che, diciamo, è l'opinione ormai diffusa dei guru della medicina. Della virologia. Scienziati, esatto. Allora, per quest'anno non ci pensava niente. L'anno 2022 sarà un anno di transizione, c'è probabilmente nel 2023. Detto Pregliasco. Pregliasco chi è? Uno dei tanti. No. Quindi questo... Io invece ho letto già questi altri che hanno detto che è stata una scelta irresponsabile riaprire, torneremo punto a capo. Non c'hai le palle piene di questi che ci fanno il terrorismo psicologico? Sì, perché poi sono ospiti soprattutto dei salotti... Quindi la colpa è dei giornalisti che li chiamano, gli mettono il microfono... No, diciamo del sì, la TV è diverso, perché tu poi diventi un personaggio televisivo, tu ti metti in proprio e poi tornare nell'anonimato, è dura, no? Quindi aspettiamo il 2023 perché finisce la pandemia e finalmente finiranno tutti gli virologi, tutti gli immunologi in televisione, Dobbiamo aspettare, ce li dobbiamo sorbire in altri 2 anni. Sono solo 2 anni. Hai detto niente. Vedrai, passeranno in fretta. Tutto questo che cosa porta a cascata? Che cosa porta? Tu ti starai già chiedendo che cosa porta. I BTP, no. Quello vedi come tu ci vai subito, perché la lingua... Subito al debito pubblico. Allora, rispetto in effetti al BTP futuro a 16 anni che scade nel 2037, che cosa vuoi che siano 2 anni adesso in più o in meno di pandemia? Vabbè, di COVID? Sempre meglio di quello che hai presentato la settimana scorsa di 50 anni, almeno questo è 16 anni. Questo un è, ricco questo è BTP. Una rendita è breve, sì, ti danno lo 0,75, bella madosca. Poi se lo tieni 2% con, insomma, quindi e allora lo smart working per quest'anno almeno fino a settembre, ma praticamente diciamo più 2021. Sei contento, in pace. Sei contento, No, io sono uno di quelli zelanti, capito, al chiodo, eccetera. Che vai in ufficio. Quindi stanno arrivando, oltre prima lei ha visto le mascherine, non c'erano, cioè adesso i tamponi fai da te al supermercato, 6-8 euro. Allora, speriamo che sono buoni, però non so come le mascherine farlocche di arcuriana memoria. Allora, per me due cose: uno, che daranno sempre esito negativo, è chiaro, ma poi chi lo certifica? Allora io mi compro il mio bellissimo kit fai da te, me lo porto a casa, mi metto dentro le cose, ecco, quella è la parte più difficile. Quella è la parte più difficile. No, poi c'è anche l'altra parte, che tu devi mettere il reagente insieme e tutto, poi c'è l'esito negativo. A quel punto io mi faccio un'autocertificazione con la quale dico... Mi fa il pass e posso andare di una regione in regione, posso cambiare colore di regione... Tranquillamente. Perché... Alla grandissima! Perfetto. Sempre, i problemi, abbiamo sempre detto, si risolvono da soli. Con l'autocertificazione, semplice, no? Nel frattempo stanno per arrivare i famosi 15 milioni di accertamenti, avvisi bonari che l'agenzia fiscale finalmente non vedeva l'ora di mandare. Si è fermata per tutto il 2020, poi deve fare una... Però non gli hanno detto sta notizia di Pregliasco. Quindi dobbiamo aspettare il 2023. Magari. Non erano pensati che abbiamo lo smart working, fino al 2023 non si può toccare niente. Ma se ci fanno riaprire ristoranti e bar, secondo te perché li fanno riaprire? Allora, Vissani, a parte hanno bloccato, lo sai, Vissani e i suoi, diciamo, amici ristoratori hanno fatto una forte protesta, non so se hai visto, no? Dice vogliamo, basta che sono questi 4 spicci, questi sostegni, questi ristori, qua ci vogliono i denari, ci vogliono gli zecchini. Il problema, hanno ragione loro, perché è ancora peggio, no? Se non ci stavano prima i soldi, possono pagare adesso?
E certo che no, voglio vedere. Perciò l'Agenzia delle Entrate aspetta e scagliona l'invio di tutto ciò che sarebbe Allora, scaduto il 31 dicembre se, quindi, 2020. se possiamo aspettare il 2023 per questo, se puoi aspettare fino al 2037 per i BTP. Bisogna essere visionari per vedere il futuro, se no c'è Ecco. poco da fare. Visionario come Agnelli che ha fatto la Superlega? Non se ne può parlare. Adesso c'è JP Morgan che ha detto che ci mette pure i soldi sopra, 3 miliardi e mezzo. Ma quale sarebbe il domani? Quale sarebbe il problema? Non lo so qual è il problema, Qual è e lo scandalo? soprattutto, ma mi stupisco che intervengano i capi dei governi europei sulla Macron e cosa. Boris Johnson. Ma che Adesso pare sono? anche Draghi, ma non, secondo me non ci crede tanto. Cioè, ma il problema è giusto. Allora, è giusto che Barcellona e il Madrid, le squadre più importanti, giochino con le squadre importanti, con le migliori, perché non Ma poi possono questo. giocare con. Tanto tutto si risolverà come al solito, perché questo è semplicemente un braccio di ferro per chiedere più soldi nella ripartizione dei diritti della UEFA Champions League dal 2024 in poi. Vedrai che finirà tutto come è stato per il basket. Il basket ha fatto lo stesso identico percorso. L'Eurolega era nata in maniera contrastante rispetto alle federazioni, grandi invettive, grandi minacce da parte delle federazioni, e poi hanno fatto il compromesso. E poi hanno Abbiamo fatto il ma compromesso e l'Eurolega è partita, conservando la partecipazione dei campionati nazionali. E sarà la stessa cosa qua. Ma la cosa che mi stupisce è l'intervento di Draghi, l'intervento di Boris Johnson, l'intervento di Macron. Cioè, ma sta gente pensasse alle cose serie. Questi sono tutti atti privati e che se la vedono come se la vogliono vedere. Però ho letto anche dei post, ma come il telegiornale si apre con le notizie sul calcio? Sì, ma siccome parliamo di cifre miliardarie, di Quello ci un'industria sta, che. sì, ma quello ci sta, certo, sono importanti, quello ci sta, che sono notizie, il telegiornale può aprire tranquillamente, la scelta editoriale lo può fare, ma io mi stupisco che ci siano interventi dei capi di Stato e di governo che dicono no, il merito sportivo va conservato. No, è solo una questione per acchiappare un po' di consenso. Quindi Bravo, e è basta. evidente che Boggio, che non è fesso, e tutti gli altri, figuriamoci se no, si mettono lì con lo scudo a salvaguardare, loro dicono lo sport, ma insomma, è tutto e meno che la salvaguardia Ah, chiaramente, o figuriamoci, degli interessi da mo' che del lo popolo. spirito dei Cubertiniano ha Ma per abbandonato lo carità. sport. Direi che possiamo chiudere con una delle tue perle. Diciamo, senza una anzi, malcelata soddisfazione, che devo dire, è arrivata una multa da 1 milione di euro dell'antitrust, una nota azienda che produce divani, sofà, poltrone. Madonna! Questa è una pubblicità che non si può sentire, sembra che ti arriva Ogni fine settimana c'era l'offerta irrinunciabile, il perché finiva quadruplo. questo fine settimana e poi ci ristava il mese della settimana dopo. E allora, quindi, noi che siamo invece dalla parte del consumatore, dalla parte del cittadino, insieme all'avvocato del popolo. A proposito dell'avvocato del popolo, voglio che si chiude, ma l'avvocato del popolo che fine ha fatto? Come è diventato capo del Movimento 5 Stelle? Potrebbe lasciare tutto, potrebbe lasciare tutto. Prima ancora di fare il suo primo Potrebbe ancora atto, rientrare, già se ne va. vabbè, dai, Però noi saremo, in quel caso, noi saremo ancora di più con lui, con lui. Ma nel nuovo partito. perché farà comunque un nuovo partito? Che fa? Non lo fa un partito, aveva il presidente più amato agli italiani. Il presidente del consiglio migliore della storia della Gloria Repubblica all'umanità. italiana. Ricordalo sempre. Ci vediamo domani. Buona serata. Buona serata.